Salvatore Sant'Angelo sulle tracce del drago, un'edizione un po' funestata dalla pioggia, ma che ha dimostrato tanto carattere perché la sala dell'auditorium del parco è stracolma. Come sta andando? Ma direi bene, peccato dover rinunciare alla programmazione musicale dell'ultimo giorno che diciamo prevedeva dei personaggi, degli artisti di altissimo livello come DJ Osso, la Bim Bum Bam Band e gli Aquilani Deep Purple. Purtroppo il tempo non ci ha sostenuto, ma diciamo che nei giorni precedenti e anche la partecipazione alla gara Cosby, scusate la voce, ma come potete immaginare sono state giornate si è divertito. Impegnative, certo, diciamo che facciamo questo per divertirci fondamentalmente. La molla vera è quella di dare a noi e a tutti gli appassionati un momento dove poter vivere nella massima libertà le proprie passioni e le proprie anche aspirazioni. Devo dire oggi c'è stato un momento molto interessante perché è venuto un grande manager dell'industria culturale italiana, Corrado Camilli di Italian Entertainment Group, quindi parliamo di Cinecittà World, parliamo di Luneur, dei grandi parchi a tema italiana, perché anche loro hanno bisogno dei cosplay, degli animatori, dei nerd, dei giocatori, perché fondamentalmente oggi dobbiamo ridisegnare il nostro tempo libero e l'esperienza del divertimento, e chi meglio di chi riesce a viverlo senza inibizioni, dando sfogo alla propria creatività e alla propria libertà, può sostenere percorsi di questo tipo.